Bentornati a Metro Last Light. Nella registrazione precedente, praticamente ho registrato senza essermi accorto che il microfono non era, diciamo, in funzione. Vi siete risparmiati le mie urla e la mia ansia. Comunque, piccolo spoiler, per errore, non mi ero accorto che il programma stava registrando a vuoto. E devo dire che uno dei bibliotecari lo ha fatto secco. Avevo preso, prima di fare secco, uno dei bibliotecari, chiamiamoli così. Avevo preso un oggetto perché ho visto questi deficienti che stavano dormendo e quindi me ne sono salito sopra. Ci siamo, me ne sono salito sopra e preso l'oggetto che c'era qui. Me ne sono tornato indietro a salvare. Sono tornato e li sto vedendo ancora dormienti. Questo bell'aggeggino mi ha salvato il culo prima. Voi non avete visto niente perché appunto la registrazione non era andata a buon fine. Allora, questo sta dormendo e io lo posso abbattere tranquillamente. Devo soltanto essere bravo a non farmi ammazzare. Oh merda. Ecco, vedete, 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 vedete? Vedete che cosa serve? Non devi andare. No, dai, ma non è possibile. Oh, non è possibile. Io come un cretino che mi metto lì a farmi chiudere. Delle immensità, so perché ci sei e non continuo per violazione di copyright e ritentiamo. Cioè, ma veramente voi dovete rompermi le palle. Siete seri? Appunto, cioè, non rompete le palle. Non rompete le palle, basta. Voi fate un bel pisolino, eh? Non rompete le palle. E non ci vuole altro. Una bella mina Claymore. Così ne ho due. Dunque. Adesso. Sai che bello che faccio adesso? Ti metto la mina davanti. E tu ci esplodi. Poi ti spara addosso e tu ci muori. E tu ci muori. Cioè, gli basta la mina. Ma veramente. Cioè, dai, ma vaffanculo.
non c'è più il divertimento così. Ma veramente. Non c'è più il gusto. Cioè, a quanto pare mi vado a fare scorte di mine Claymore. Arrivando a questo punto. Ma veramente. Eh? Ah, è morto, sì. Ho detto, ma chi è? No, aspetta un attimo. E quello mi appare davanti, così all'improvviso. Cioè, secondo voi è una cosa normale? Cioè, io prendo l'oggetto e quello mi aspetta. Che si respalma lì. Ma adesso io ti frego. Cioè io ti frego. Ma alla grande. Due e tre. Dunque sono uno, due, tre. Ne prendo un'altra. E ne prendo un'altra. Sono arrivato al limite. Sì, non me ne fotto un cazzo. Perché, dato che questa è l'unica arma che mi può servire per ammazzare quei teste di cazzo. Quei teste di cazzo. Quelle, non quei, quelle teste di cazzo. Dai, venite fuori voi. Ah, non venite, perfetto. Una rottura di palle in meno. No. No, 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 no. Dunque rifacciamo lo stesso giro, dai. Rifacciamo lo stesso giro. Andiamo a prendere le coscine di là. Le coscine di qua. Però io voglio fare una cosa. Vieni qua. Oh. Oh, ma che cazzo? No, non servono un cazzo allora. Non servono un cazzo! Ma ci riprovo. Fatevi sotto. Ok, non c'è nessuno. Meglio per me. Ma dov'è la mina? Non me l'ha data. Perfetto. Oh, ma perché? Perché? Non serve un cazzo! Non serve un cazzo! Cioè, mi arriva davanti. Mi arriva davanti. E mi fa fuori con un colpo solo. Cioè, ma qual è allora il punto debole? Qual è il punto debole allora?
ce lo sto registrando di notte, il gioco. Non so se avete capito. Cioè, mi sono rotto un po' le palle, onestamente. Fino a un certo punto, però, cioè, lo posso sempre fare. Ma poi basta. Ops! Madonna mia, meno male che non si sono svegliati quei due. Se no valli a prendere. Cioè, vi prendono loro, quello è vero. Perché sembrano di più uomini dei uomini yeti. Ma che razza di italiano ho usato? Uomini degli yeti. Cioè, sembrano uomini delle nevi, ecco. Super mutati, tra l'altro. Devi morire, devi morire, devi morire. Devi morire, devi morire, devi morire. Voglio proprio vedere se mi freghi adesso. Cioè, tra l'altro non posso nemmeno uscire. Sono obbligato. Sono obbligato ad affrontare tutto questo percorso. Desul. Allora, io ti metto una bella mina qua e tu non rubi cazzo, va bene? Te la metto qua e tu non rubi cazzo. Ci siamo? È qui. È qui. No, no. Fanculo, pezzo di merda. No. Oddio, ma veramente? Quanto ci guadagno? C'è, che... Certo.
Ma pezzi di merda però dai. Forse ho capito, cioè mi servirebbe quattro pallottole tutte assieme. Boom 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 boom. Così. Potrebbe essere. Cioè quello proprio lì non riesco ad ammazzarlo. Mi fa fuori. Facilmente. Tra l'altro non so nemmeno come evitarlo. Sono obbligato ad affrontarlo. Come quello lì, tra l'altro. Se ci vado troppo vicino lui si sveglia, se ci vado troppo veloce lui si sveglia. Ecco. Dov'è? È normale, dico è normale. Non è normale. Non è normale. Non è normale. Non è normale, dico, cioè, dico non è normale, non è normale. Vendi, cioè compro per 9 vendo per 2. Ma va. Intelligenza proprio. Dovete rompere il cazzo ogni volta, eh! Sono rotto le palle veramente. Cioè se ci vado a morire di nuovo o qui o lì, vi giuro che stacco. Vi giuro che stacco il gameplay. Che non è possibile che mi ammazza subito. Con un colpo tra l'altro. Oh.
No, 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 no. Tu non mi prendi. Tu non mi prendi. Tu non mi prendi. Ti dico che non mi prendi. Non mi prendi. Ma che ci muori così? Mi stai prendendo per il culo. Di la verità. Ok, dai. Non c'è un modo per uscire. Cioè, voglio tornare indietro. Voglio tornare indietro. Voglio tornare indietro. Non posso tornare indietro. È proibito tornare indietro. Non lo so. Dove cazzo è il controllo qua? Ah. Ma perché ogni volta vado qui che non c'è un cazzo ogni volta? No.